Domanda. In un testo di esercizi di matematica del 1940, fatto studiare nelle scuole elementari del Reich, riecheggiava in questi termini lo sterminio nazista delle persone disabili. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi il giorno. In molti casi un impiegato statale guadagna solo 3,5 marchi per ogni membro della sua famiglia. E un operaio specializzato meno di due. Secondo un calcolo approssimativo, risulta che in Germania gli epilettici, i pazzi, eccetera, ricoverati sono 300.000. Calcolare quanto costano questi individui ad un costo medio di 4 marchi e quanti prestiti di 1.000 marchi alle coppie di giovani sposi si ricaverebbero all'anno con quella somma. Che cosa dobbiamo pensare di un simile obbrobrio divulgato nelle scuole? Risposta. Dovete pensare che quello che voi chiamate obbrobrio era l'esatto prodotto della forma coscienza dell'umanità o gruppo di anime a cui appartenete voi stessi. Domanda. Ma io al tempo del nazismo non ero ancora nato. Risposta. Ma anche da disincarnato, momentaneamente disincarnato, appartenevi a quella forma coscienza. Per questo vi ripetiamo che ogni umanità, sia incarnata, sia disincarnata, è responsabile di se stessa.